Nelle sale dell'antico convento degli Zoccolanti di Montorio al Vomano è possibile ammirare fino al 3 luglio molto del percorso artistico di Andy Warhol, l'ideatore della pop art. Alcune delle 90 opere presenti sono state in mostra recentemente all'Ermitage di San Pietroburgo e presto saranno esposte ad Istanbul. La mostra, di sicuro livello internazionale, dal titolo Andy Warhol in the City and More, è stata organizzata dall'Associazione Culturale Arte Live con il contributo del Comune di Montorio. L'Associazione Arte Live ha sede a Teramo, organizziamo da eventi musicali, festival, mostre e tante cose culturali, diciamo, tutto ciò che riguarda l'arte in generale. L'esposizione si apre con la prima opera del maestro, i Cats, famosi perché Warhol negli anni 50 amava profondamente il suo gatto Sam. Si passa poi al Golden Book, esposto per intero, e alle Marilyn Monroe degli anni 80. Tra le opere museali presenti a Montorio di estremo valore c'è Flowers del 1964, un'opera unica su tela. Questa mostra offre un percorso storico dell'artista Warhol fin dai primi pezzi negli anni 50 agli ultimi, l'ultimo è dell'86 esposto, e offre quindi allo spettatore tutta quella che è stata l'evoluzione, il percorso, la ricerca e lo studio del maestro Warhol. Queste sono tutte opere autenticate dalla Fondazione Warhol, certificate, confluite nella New Factory Art, di proprietà pertanto di collezionisti privati. E quindi è un'opportunità anche appunto per questo di trovare qualche chicca, qualche opera che probabilmente in grossi poli museali non verrebbe esposta.